più o meno quanti danni economicamente? Guarda, non c'è un... però sono tanti. Sono danni molto ingenti perché abbiamo avuto danni anche all'interno, oltre che tutte le strutture esterne distrutte. Questo è un anno terribile che speriamo sia proprio dimenticato e cancellato sui calendari. Parliamo di centinaia di migliaia di euro di danni. Il mare arrivava qua sotto, vedi, stanno divani bagnati, tutto. I massi sono entrati dentro? Sì, hanno distrutto tutto. Cioè, vedi, abbiamo un vetro che è antirottura praticamente, cioè non lo puoi distruggere. Per farti capire la potenza di quello che è accaduto ieri notte, ragazzi, ve lo giuro, è un'esperienza che... se non vivete non si può capire. È più o meno quanti danni economicamente? Guarda, non c'è un... però sono tanti. Non abbiamo fatto ancora una stima, però da come vedete, insomma, è tutto quanto distrutto, è arrivata l'acqua nel ristorante, e in più c'è stato anche il distacco di energia elettrica su tutte le partenope, quindi anche, insomma, tutte le nostre derrate alimentari, insomma, stanno per, insomma, morire. Quindi questo è un anno terribile che speriamo sia proprio dimenticato e cancellato sui calendari. Sono danni molto ingenti perché abbiamo avuto danni anche all'interno, oltre che tutte le strutture esterne distrutte, tavoli, sedie, che è andato tutto via. In questo momento a fare già una stima riesce abbastanza complicata, però parliamo di centinaia di migliaia di euro di danni.